Quello alle nostre spalle è il nostro van. E ci viviamo a bordo da un anno. Sali con noi a scoprire tutta la verità. Abbiamo deciso di dividere questo video in tre capitoli. I tre pilastri della verità a bordo del van. Tutto ciò che si è rotto in un anno. Quanto abbiamo speso? Quanto siamo cambiati noi? Una piccola premessa. Ci vedrete sia cambiare settings che cambiare maglia. Un problema della van life di chi vuole girare video on the road è trovare il luogo adatto. Per fortuna abbiamo trovato questo posto spettacolare in mezzo al nulla. Non c'è veramente niente e nessuno. Se volete scoprirlo non perdetevelo, perché uscirà un video nelle prossime settimane. In ogni caso ci cambiamo anche se non dobbiamo registrare dei video, eh. Bagno e doccia a bordo ci sono e funzionano benissimo. Certamente vivere in van è un'esperienza incredibile, ma come una casa è sottoposta a usura, così lo è stato per il nostro mezzo. Noi l'abbiamo messo a dura prova, non tanto in Europa ma in Africa, perché andare fino in Senegal con temperature proibitive di 45 gradi e sterrati l'hanno messo veramente a dura prova. Oltre a questo noi ci viviamo ogni giorno in quattro. Ci sono tutti i nostri movimenti, noi che apriamo, chiudiamo, l'impia che scodinzola, il gatto che salta a destra e a sinistra, e quindi andiamo a vedere tutto ciò che si è distrutto. Partiamo col primo danno, la maniglia del frigorifero. Olimpia ha tirato con tutta la sua forza, aveva addosso il guinzaglio, è rimasta attaccata e si è portata via un pezzo di maniglia. La povera zanzariera ha avuto un sacco di disavventure. Qua l'abbiamo provata a ricucire e aveva tenuto, ma complice il caldo e un po' tutti i peli dei nostri animali, tutta la sabbia, la sporcizia che si vanno a infilare qua, si è usurata la molla. E quindi niente, adesso non so come, ma Paolo è riuscito ad aggiustarla. E quindi piano, con tanto svitolo e tanta pazienza, si riesce ad usare. Oh, ma quindi così non va. Sempre parlando di zanzariera, c'è questa vite che non sta più. Bisogna mettere il freno a filetti perché ogni tanto va fuori e poi salta. Anche questa si è rotta qui e adesso prima o poi la sistemeremo. Dicevamo problema del caldo. Che cos'è successo? Che ovviamente il silicone si è lasciato andare in tantissimi punti. Quindi si sono scollate un po' tutte le guarnizioni di tutte le finestre. Oltre al fatto che anche queste bacchette qua, che noi apriamo e chiudiamo ogni giorno, erano state pensate probabilmente per un mezzo non usurato, ecco, in maniera così continuativa. Quindi anche loro stanno dando qualche piccolo segno di cedimento. Poi c'è sempre questa piccola bacchetta che si continua a staccare perché non è ben fissata. In Senegal, quando ci hanno rubato il telefono, hanno rotto questo gancetto. Quando Olimpia vede le pecore, si mette sulla finestra e un po' ha rigato il vetro da dentro. Per via delle vibrazioni, queste due viti continuavano a staccarsi e poi veniva giù tutto. Meno male che abbiamo trovato un ragazzo con il Teflon, quindi abbiamo ricoperto un pochino l'anima delle viti e in questo modo da due settimane a questa parte stanno reggendo. Sempre in merito alle vibrazioni e il caldo, tutto questo pannello si era sganciato e a Zagora in Marocco siamo riusciti a farlo risiliconare tutto. Per ora tiene. E sempre in merito a questo pannello, tutta questa parte qui è stata graffiata anch'essa da Olimpia con le sue piccole unghiette. Ha graffiato qui, spaccato questo e altri vari graffi che probabilmente in telecamera non si vedono. Povera Olimpia, sembra che ce l'abbiamo con lei, però effettivamente lei è sacrificata, ma è un cane impegnativo, lo sarebbe qualsiasi cane a bordo, lo è anche il gatto. Infatti guardate qua cosa succede anche sui sedili. Questi sono tutti segni di sacchettino e queste sono tutte macchie di Olimpia. Perché? Perché lei si mette qua ed è legata quando noi andiamo avanti, ma presa bene da tutto ciò che sente, che vede fuori, oh, salta su e guarda fuori, oppure si mette qua e sbava perché è sovraeccitata. E vabbè, ovviamente no, quando siamo in moto no, questo è girato, però quando siamo fermi che è tutta contenta, questi sono i suoi segni. Non sappiamo se è Olimpia o quando sono stati fatti i lavori oppure un qualcosa che c'era già, però qui dietro c'era una vite che teneva questo pezzo attaccato a questo. Si è rotta e Olimpia, tirando col suo guinzaglio e la sua cintura di sicurezza, un po' lo sta rovinando ancora di più. Sempre in merito ai compensati, questo lato di qua e anche questo lato di qua sta cedendo. Qua si è scollato e muove. In merito alle porte, noi non sappiamo più aprirle nella maniera giusta, le apriamo tutte al contrario, perché questa maniglia qui funziona solo così. Un'altra cosa, questi gancetti qua pensavamo andassero bene, ci siamo accorti invece col tempo che non fanno chiudere bene la porta.
Altra cosa, 1, 2, 3 e l'anta della dispensa non tenevano più bene, quindi abbiamo dovuto riavvitarle. Invece quest'anta qui, il filetto si era spanato, quindi abbiamo dovuto comprare una colla apposita per riavvitarlo. Anche questo pezzo qua di plastica si è scollato col caldo e anche questo l'abbiamo rifatto siliconare, più che altro perché guidando la vibrazione faceva un rumore infernale, quindi dava veramente fastidio. Poi non sappiamo cosa sia successo, ma il pavimento ha iniziato a scricchiolare, quindi anche questa sarà una cosa da far controllare bene. E un'altra cosa che ha iniziato ad avere qualche cedimento strutturale è il tavolino. Adesso noi l'abbiamo fissato con un pezzettino di cartoncino, quindi livella meglio. Dai, sembra che stia cadendo tutto a pezzi, ma in realtà no, sono tutte cosine poi sistemabili, eh. Sicuramente ci accogliamo la responsabilità di tutti i danni che sono successi a bordo, perché siamo noi che ci stiamo vivendo sopra giorno per giorno e siamo noi che abbiamo scelto di andare a metterci su strade anche un pochino più toste. Per quanto riguarda l'esterno del van ci sono vari problemi, la maggior parte è dovuta a graffi. Queste sono state causate tutte da vari rami in stradine un po' strette, e queste invece sono legate al tavolino che è volato sul portellone. Le gomme sono anche da cambiare perché abbiamo circa 42.000 km e sono consumatissime, soprattutto quelle davanti. Quelle dietro invece sono abbastanza a posto. Non so se si vede, ma perdiamo leggermente olio. Abbiamo cambiato l'olio in Marocco e probabilmente non ha fatto un lavoro perfetto, quindi dovremo anche sistemare quel piccolo problema. In Senegal invece si è rotto lo scalino. Abbiamo beccato un dosso non alto di più, era una montagna praticamente, quindi essendo quel punto lì un po' più basso abbiamo sentito tac e poi non si è più aperto. Qui non so se si vede, ma ci sono dei graffi di sacchettino. Sì, perché si è arrampicato su, voleva salire direttamente dalla finestra quel giorno. Così. Sempre per via del caldo qua si è scollato e questa bacchetta non sta più tenendo tanto bene, tant'è che la vite anche avvitandola bene 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 non tiene più, e quindi bisogna fare molta attenzione. Prima o poi quindi dovremo ripassare dall'Italia e sistemare questi danni che ci faranno mettere un po' mano al portafoglio. E questo ci porta a un altro argomento di questo video, che è quello relativo alle spese per vivere a bordo di un van. Non faremo un elenco con tutte le spese voce per voce come abbiamo fatto nel nostro video precedente a dei 6 mesi a bordo del nostro van, ma vi daremo quindi la nostra cifra totale di quanto abbiamo speso in un anno attraverso 15 stati, percorrendo un'infinità di chilometri, concedendoci qualche avventura e soprattutto mangiando a bordo, mangiando ogni tanto fuori, mangiando per quattro, perché insieme a noi viaggiano i nostri animali Olimpia e Sake. Ovviamente in questa cifra non sono inclusi i lavori che dovremmo fare, ma sono anche inclusi alcuni lavori che abbiamo fatto durante il nostro itinerare, tipo ovviamente quelli di manutenzione del van, quindi cambio dell'olio, che è avvenuto 2 volte, una in Francia, una qua in Africa, e poi qualche lavoretto all'interno del van come abbiamo visto prima. Prima di partire noi ci eravamo dati un budget che era di 1000 euro al mese, se esclusa l'assicurazione e il bollo. E per stare un anno in van l'abbiamo rispettato? Assolutamente sì, anzi abbiamo fatto di meglio, perché nella cifra mensile siamo riusciti a far rientrare proprio anche quella voce in più. Quindi per 365 giorni a bordo di un van in giro per Europa e Africa abbiamo speso circa 10.500 euro. Circa 28-29 euro al giorno. Noi siamo veramente veramente contenti di aver raggiunto questo obiettivo, soprattutto perché ci fa ragionare su quelle che sono le spese che potremo ancora limare per ottenere un risultato ancora migliore e che ci permetta di poter condurre questo stile di vita ancora un po' a lungo. Quindi nel prossimo anno, diciamo, di vita vorremmo cercare di stare sotto i 10.000. Abbiamo visto tutti i problemi del van, abbiamo visto quanto costa vivere, per la nostra esperienza, a bordo di un van. Ci manca parlare di come e quanto siamo cambiati noi, o meglio, le nostre percezioni sono cambiate rispetto a una vita quotidiana un pochino diversa dagli standard. Veniamo dunque alle considerazioni su questa vita.
Prima di partire avevamo molta paura, perché non sapevamo se il van ce l'avrebbe fatta, se noi ce l'avremmo fatta, se anche economicamente ce l'avremmo fatta. Anche psicologicamente, perché comunque vivere in quattro, bordo di 9 metri quadrati, 24 ore su 24, in stati diversi, con problemi, disagi, annessi e così via, non è scontato che tutto possa andare bene. Oggi è una bella giornata, ok, non devi star dentro, se non voglio vedere Sara esco, me ne vado. Però, come ci è successo in Portogallo oppure nella Francia del Nord, quando piove devi stare qua, non è che puoi scappare. Certo, puoi scappare, però ti lavi. E soprattutto se devi uscire, e devi uscire se sei a bordo degli animali, quando risali, insomma, ci sono tutti i problemi legati anche al pelo bagnato. Quindi i disagi possono essere notevoli. Adesso abbiamo parlato della pioggia, ma era semplicemente uno dei tanti esempi. Ci siamo fatti un esame di coscienza, abbiamo ragionato su questo tipo di vita che abbiamo scelto e abbiamo capito che effettivamente in questo momento della nostra vita calza veramente a pennello con quelle che sono le nostre sensazioni e le nostre necessità. Una delle difficoltà maggiori di questa vita è stata quella di doversi reinventare, perché io arrivo con un background di programmatore, quindi potevo comunque lavorare on the road. Sara invece... No, io ho un passato come igienista dentale, quindi reinventare il mio mestiere on the road mi era e mi è pressoché impossibile. Uno fra tutti è il problema della sterilizzazione degli strumenti. L'altro problema è il non poter lavorare, grazie alla mia laurea, in tanti stati diversi, perché ogni paese richiede degli esami aggiuntivi. Quindi cos'è successo? Che nel momento in cui abbiamo capito che volevamo continuare questo stile di vita ed è successo anche abbastanza in fretta. Tutto ciò infatti ha fatto sì che anche tu decidessi di cambiare lavoro. Io prima lavoravo come dipendente, poi sono cambiate alcune cose e ho dovuto licenziarmi. In quel momento io e Sara ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: torniamo a casa. No! Abbiamo detto: mettiamoci il 100% su questo progetto, ovvero cercare di vivere su un van e portare tutta questa nostra esperienza, sperando che a qualcuno possa essere utile, sperando di poter far affezionare una community che abbia voglia di viaggiare insieme a noi, di poter portare qualche contenuto singolare e tutta la nostra esperienza, che è fatta anche di viaggi con degli animali, con tutte le difficoltà appunto di una vita on the road. Ecco perché abbiamo deciso di aprire questo canale YouTube, ma soprattutto abbiamo voluto scrivere degli articoli sul nostro sito, che contengono guide e itinerari non solo per vanlifers o camperisti, ma anche per chiunque abbia bisogno di un consiglio di viaggio. Questo perché noi abbiamo sempre viaggiato, anche prima di vivere a bordo del van, e quindi abbiamo visitato un sacco di posti e, parlando con altri viaggiatori, ogni volta ci veniva da dare qualche consiglio, e quindi speriamo che possa essere utile anche a voi. Una delle domande che ci sono state fatte dal primo giorno, anzi forse da prima che noi partissimo, è stata: ma come fate economicamente a mantenervi? Abbiamo lavorato per 10 anni e abbiamo messo da parte dei soldi. Forse all'epoca non sapevamo bene per quale motivo, però ecco, con i nostri risparmi stiamo coprendo le spese fino ad oggi. Perché reinventarsi? Perché ovviamente non vogliamo dare fondo ai nostri risparmi. Al momento le entrate generate dal nostro lavoro sono minime, ma speriamo che un domani vadano a coprire tutto questo stile di vita. Questo è anche il motivo per cui abbiamo deciso successivamente, nella fase diciamo 3, sì, di questo viaggio, perché la fase 1 era il giro dell'Europa, la fase 2 era affrontare l'Africa, la fase 3, restate con me per scoprirlo, è quella di un po' rallentare, perché effettivamente una delle spese maggiori è stata la benzina, quindi rallentando cerchiamo di diminuire le spese, quindi diminuire i soldi che escono, e cercare quindi di guadagnare per arrivare più facilmente a coprire questo nostro stile di vita. Sul cibo non possiamo lesinare ancora di più, perché mingherlino sei. Lesineremo sul tuo di cibo, no, sacchettino. Piccolo patatino. Emotivamente siamo cambiati anche tantissimo. Questo stile di vita porta a mettersi in gioco continuamente, anche perché sei continuamente, diciamo, sotto stress, perché sei stressato dal fatto che l'elettricità è limitata, l'acqua è limitata,
limitata, le risorse sul van sono limitate. Poi ci sono annessi tutti i problemi legati al trovare un posto sicuro, un posto in cui si possa stare, un posto in cui si possa lavorare, anche un posto che ti faccia stare bene, in cui ti senti accolto. Lato nostro c'è questa necessità di voler vedere, quindi andiamo anche alla ricerca di posti che possano incuriosirci, posti che possano arricchirci, e quindi ogni giorno c'è una sfida da affrontare, ogni giorno ci si mette in gioco. E questo crea comunque difficoltà e stress, che poi può essere anche tra noi, che però ci ha aiutato a crescere sia come coppia sia come persone. Sì, cioè io prima di partire ero una piagnona su tante cose, adesso vabbè, la mentela ci sta, però ecco, meno. I pacchi di fazzoletti non ne abbiamo dovuti comprare da quando siamo partiti. Cresci, no? Perché tutti i giorni sei di fronte a queste sfide, dicevamo, a queste difficoltà, o impari a superarle, ad affrontarle, o saremmo già tornati a casa. Tornando al lavoro e tornando alle difficoltà, la difficoltà comunque maggiore di tutta questa esperienza è stata reinventarsi. Anche questo, parlare alla telecamera. Sembra facile, cioè molti dicono, ah, ti metti la telecamera davanti, parli, ti pagano. No, veramente noi stiamo diventando registi, attori, storyteller, sceneggiatori. E anche montatori, perché poi comunque dobbiamo imparare, abbiamo imparato, perché comunque... Stiamo imparando. Tra l'altro, a montare tutti questi video, quindi non è una roba che voi prendete la telecamera, parlate e via. Ovvio, dipende da quanto volete fare complesso il video e quant'altro, però comunque richiede una quantità di lavoro dietro non indifferente, che poi se andate a vedere quanto paga... Ci dovete pensare un attimo. Non è tutto scontato, insomma. Però, di nuovo, rientra in un mettersi in gioco. E per noi è entusiasmante. È veramente bellissimo. Perché ogni giorno poi ci ritroviamo a imparare qualcosa di nuovo. O dici, caspita, vorrei provare a fare questa cosa. Allora ci riprovi. È tutto molto, molto entusiasmante. È una grande scuola. Come noi diciamo fin dal primo giorno, siamo seduti veramente in prima fila per imparare il più possibile. Tra le cose che abbiamo imparato durante questo viaggio è stato il mettersi in gioco e imparare lingue nuove. Ora, non è che possiamo fare dei discorsi da economisti, però ad esempio in francese riusciamo a fare un discorso di senso compiuto con le persone che incontriamo, e noi non avevamo mai studiato francese a scuola, quindi è stato semplicemente per assonanza e per necessità di nuovo. E poi a arrabattarsi sul van. Siamo in Africa, da chi andiamo? Quindi ci si mette in gioco e si prova un pochino a sistemare tutto quello che si può sistemare. Ovviamente nel limite del possibile. Ultimo cambiamento è quello che è avvenuto relativo a quello che abbiamo a bordo del van. Perché quando siamo partiti abbiamo portato un sacco di roba. Siamo resi conto, ad esempio, che abbiamo portato un sacco di magliette e alla fine mettiamo sempre le stesse. Quindi abbiamo deciso di avere poi meno oggetti a bordo per sentirci più leggeri e più liberi. E per concludere, quindi, questo viaggio continua. Continuerà in una stagione 3, una stagione dove non sappiamo dove andiamo. No, questo ve lo diciamo proprio sinceramente. Abbiamo tante mete in testa, ma nessuna destinazione certa. Siamo pronti a qualsiasi sfida. A qualsiasi cambiamento, sì, qualsiasi cosa che dovremo affrontare, la affronteremo. Fateci sapere nei commenti dove vorreste vederci. Sì, sarebbe super interessante sapere dove ci vedreste nel mondo. Oppure anche per farci sapere che cosa ne pensate dei temi che abbiamo affrontato e della cifra che abbiamo speso per vivere un anno a bordo del van. Grazie per averci ascoltato fino a qui. Vi aspettiamo la prossima settimana con un nuovo vlog sulle nostre avventure. Se vuoi lo faccio io. No. Altro problema. La verità passa attraverso tre capitoli. È complesso trovare un posto per girare video. Ci vedrete cambiare sia. Sì. Le considerazioni. Dun 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 dun. Se anche è con. Indietro un po'. Non hai niente. Brutte. Che problema c'hai? Boh, vediamo.